Com'è nata Liquida? Le origini sono remote, nel senso che l'idea nasce da me e il mio socio Fabio Cabula dopo che abbiamo fatto Splinter con altre persone, quindi nel 2002, quando abbiamo visto come era impetuoso il fenomeno della creazione di blog e della creazione di contenuto dagli utenti, ci è venuto in mente che forse il passaggio successivo era quello di trovare dei sistemi che aiutassero a organizzare questa grande mole di contenuti e cercare di far emergere i contenuti più interessanti. In che direzione pensi che andranno quindi i blog? Penso che andranno nella direzione di essere sempre meno ambiente personale, inteso come profilo, perché chiaramente c'è qualcos'altro che fa questo adesso, e sempre più ambiente qualificato per chi vuole continuare ad approfondire determinate tematiche su cui appassiono interesse. Quindi meno volume e più qualità. Parliamo di Splinter, giusto per fare un passo indietro. L'idea dietro Splinter quando è partita era sem molto semplice, vedevamo che il fenomeno blog negli Stati Uniti era decollato e secondo noi mancava uno strumento facile in lingua italiana perché la barriera linguistica esiste in questo paese. Ha avuto peraltro appunto un grande successo. Poi con l'arrivo di WordPress e Blogger e altre piattaforme invece. Ha avuto un grande successo, proprio veramente incredibile, forse se ne è parlato anche poco rispetto a quello che è stato, nel senso che veramente prima in Italia venivano aperti unità di blog nuovi al giorno in quel periodo, e poi si è passati ad aprire migliaia di blog, e poi sono arrivate altre piattaforme. Sicuramente è stato l'inizio del portare questo strumento a tutti gli utenti della rete e anche di farlo notare agli addetti ai lavori italiani che ancora avevano ben poco notato il fenomeno dei blog. Poi chiaramente non aveva l'ambizione di competere con player internazionali che poi sono arrivati, eravamo quattro amici al bar. Hai parlato appunto della minoranza di italiani, diciamo, che sfruttano la rete in tutte le sue potenzialità. Pensi che sia anche una questione strutturale, prima che culturale? Cioè, parlando di banda larga, ad esempio. Sicuramente la rete non ha in Italia né i ritorni economici né i ritorni di impatto che ha negli altri paesi per un problema strutturale di banda larga, che è poi lo snodo che cambia completamente la fisionomia della rete, il time spending sulla rete, eccetera, eccetera. Io ho fatto Splinter perché i blog diventassero un fenomeno di massa e nel fatto di dire fenomeno di massa non c'è nessuna accezione negativa nella mia, anzi, e quindi voglio che la rete sia un fenomeno di massa, voglio che l'informazione in rete raggiunga la massa, sia condivisa dalla massa, se poi c'è anche qualche giornalista che fa il blog, non credo che sia lì, spesso mi intervistano, allora la blogosfera, sono le blog star, il giornalismo, sì, ma è una visione piccola di un fenomeno molto più ampio. Come vedi il quadro italiano, fra un anno, fra 5 anni? Sicuramente il fenomeno è inarrestabile, quello della rete e di quello che questo porta, l'utilizzo della rete nella vita quotidiana è adesso, non è più una cosa a divenire. Poi che questa cosa sia un adesso che diventerà sempre più pervasivo, raggiungerà più persone, eccetera, e che sia già così in altri paesi, è solo una questione di shift temporale, siamo indietro, ma è chiaro che arriviamo lì sull'e-commerce, arriviamo lì sul tempo speso in rete, arriviamo lì sull'abbandono di altri mezzi e di altri media a discapito della rete, sia come informazione che come intrattenimento. È tutta tracciata la strada e credo che questo sia un bene perché alla fine questo è un paese che ha bisogno di innovazione, ha bisogno di scardinare determinati meccanismi e la rete in questo secondo me aiuta. Che ci sia delle potenzialità anche in una crisi economica come questa, di sfruttare la rete come volano economico, questo è chiaro in quasi tutti gli altri paesi occidentali. Quindi la rete è un volano di economia diretta nell'e-commerce, nell'advertising, eccetera,
di alcuni billion, è un volano di economia indiretta, pensa a tutti gli effetti dell'infocommerce, alle ricadute economiche su una serie di cose che partono dalla rete di, mi sembra Boston Consulting, 30 billion più o meno l'anno, ma è un volano indiretto ancora più forte di tutti gli strumenti che mette a disposizione per lavorare, per efficientare, per entrare in contatto, per diffondere, per diffondersi, per entrare in contatto all'estero. Cioè, le applicazioni della rete che poi creano PIL sono pressoché illimitate. Solo in Italia si fa finta di ignorarlo, solo in Italia l'arretratezza della classe politica fa sì che si dedichi alla rete l'attenzione che si presta in questo momento. Volevo chiedere, in questo periodo di che cosa ti stai occupando? Stiamo lavorando su un nuovo liquida completamente diverso, dove speriamo di portare quel valore aggiunto che fin dall'inizio ci prefiggiamo di portare. E poi sto lavorando invece in Banzai Media su vedere come gli utenti ci possano aiutare a fare meglio tutti i nostri prodotti, da studenti a Zingarate, a Giallo Zafferana, eccetera, eccetera, perché noi crediamo moltissimo nel valore che c'è nella rete stessa per generare i nostri prodotti, non in maniera tattica, cioè solo per far produrre tanto di bassa qualità, ma cercare di coniugare quantità e qualità. L'aggregazione ha senso se cerca di dare valore, no? Se aggiunge del valore aggiunto nell'aggregare, se aggrega per aggregare, fare spamming in rete è la cosa più dannosa che esista. Siccome è facile aggregare, è molto difficile dare valore aggiunto all'aggregazione, siccome siamo italioti, molti hanno fatto aggregatori e noi su Liquid abbiamo speso molti milioni di euro, li abbiamo persi, cioè li abbiamo investiti, persi, cioè non è che abbiamo non abbiamo sfruttato la rete per fare soldi facili, abbiamo sfruttato la rete per perdere soldi per ora, perché crediamo che la tecnologia messa al servizio dell'organizzazione dei contenuti abbia un valore.